Questo programma è offerto da Tecnocampus. Buonasera cari telespettatori di Teleprima, eccoci qui come ogni sabato sera per una nuova puntata di Obiettivo Caserta. Due ospiti come di consueto qui negli studi di Teleprima, alla mia sinistra un graditissimo ritorno il sindaco di Caserta Carlo Marino. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Alla mia destra invece, per la prima volta qui negli studi di Teleprima, l'assessore Emiliano Casale alle attività produttive e gli eventi della città di Caserta. Buonasera. Salve, buonasera a voi. Benvenuto, è la prima volta, quindi siamo felicissimi. Piacere nostro. Sindaco, inizio subito con lei, andiamo sempre cronologicamente. È passato anche il 1° maggio, ne avevamo parlato anche nella scorsa puntata, una giornata importante poiché la festa dei lavoratori, quindi un tema sempre molto caldo sia per le politiche sociali, per quanto riguarda anche i giovani, ce ne sarebbe davvero di cui parlare, insomma. Sì, intanto il 1° maggio è stata una festa straordinaria perché è stata una festa dell'incontro col mondo sindacale, col mondo del lavoro, sul mondo della dignità del lavoro delle donne, sul mondo della dignità sul lavoro, sulla sicurezza, su come dare risposte ai più deboli, a chi ha necessità di costruire il lavoro, di creare le condizioni di politiche di sviluppo serie che crei occupazione. Noi abbiamo bisogno non di reddito di cittadinanza, noi abbiamo bisogno di lavoro di cittadinanza, cioè le nostre comunità devono avere l'occasione che i nostri giovani costruiscono la loro prospettiva e il loro futuro nella nostra terra, e per fare questo gli dobbiamo dare un percorso che vada nel lungo e medio periodo e non certamente in sussidi che hanno una breve vita. E soprattutto poi una grande festa anche in cui si sono dati le stelle al merito del lavoro, due casertani premiati perché hanno dimostrato nella loro vita passione nel loro lavoro e risposte mentre lavoravano anche alla comunità, che è l'elemento fondamentale su cui dobbiamo costruire il futuro. Si costruisce in base a un proprio sviluppo e la propria vita e i propri bisogni della famiglia, ma anche facendolo insieme agli altri, insieme alle nostre comunità. Quindi dignità del lavoro, occasioni, non dimentichiamo mai che noi dobbiamo costruire felicità del popolo, della gente, dei cittadini, delle nostre comunità. Per fare questo bisogna lavorare giornalmente per costruire le condizioni. Ecco, si costruisce per il presente, ovviamente anche per il futuro, sindaco. I giovani sono sempre nell'ammirino di ciò che fa ovviamente l'amministrazione, il comune, anche perché Caserta è città di eccellenza, lo ripetiamo praticamente in ogni puntata, a 360 gradi, ne parleremo anche dopo, ma è importantissimo anche che le nostre eccellenze rimangano in città e quindi vengano valorizzate, non vadano poi fuori a cercare lavoro, occupazione e qualsiasi cosa. Assolutamente sì. Va costruito condizioni economiche, condizioni sociali, va migliorata la qualità dei servizi, va migliorata la vivibilità e soprattutto va migliorato il sistema scolastico, migliorato il sistema universitario, va costruita una ricerca e l'innovazione in modo serio, in modo tale da costruire un luogo delle città, delle comunità che rispetto alle difficoltà del Sud, resto al Sud ma ci resto con coraggio, ci resto con impegno, con passione e con la voglia di costruire una prospettiva futura. Assolutamente. Assessore, il 1° maggio ha chiuso anche un po' un trittico importante per la città di Caserta, perché c'è stato non solo appunto la festività del 1° maggio ma anche il 25 aprile, Pasqua, Pasquetta, ed sono state veramente settimane importanti per il turismo casertano. Tanta gente ha invaso le nostre strade, la nostra città, ma non solo. È stata una bella soddisfazione.
Assolutamente sì, è un momento molto importante per la città, per la capacità come attrattore che ha la Reggia, come il Belvedere, e quindi ci stiamo organizzando e lo stiamo cercando di fare al meglio in collaborazione anche con i tanti enti che ci circondano per accogliere e dare ospitalità ai nostri turisti e una qualità migliore di servizi anche in città, magari per chi invece vive anche questi giorni piacevoli all'interno delle nostre strade, nel borgo e nelle parti centrali e più vissute della città. Ecco, la sinergia, assessore, è sempre importante anche nel creare eventi, nel creare attrattiva. Assolutamente sì, siamo pronti per iniziare la nostra stagione estiva di eventi, che sarà una stagione veramente importante, il terzo anno consecutivo dove ogni anno cresciamo sempre di più, siamo stati riconosciuti anche da molte testate nazionali, addirittura le Ferrovie dello Stato in tutti i treni hanno pubblicizzato le nostre iniziative, quindi siamo riconosciuti su questo. Un'estate da re è l'esempio di una continuità che diamo quest'anno ancora di più, andando a valorizzare i nostri siti storici e monumentali, oltre ai grandissimi eventi che in collaborazione con i privati quest'anno avremo il piacere di avere di nuovo al Belvedere di San Leucio, ne dico due, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè, ma ce ne sono veramente tantissimi, dai per i bambini fino al Bufala Village, al Pizza Village, insomma eventi che sono di caratura regionale e che vedono un afflusso di gente che viene non solo dalla provincia di Caserta, ma addirittura l'anno scorso, ricordo, in un'estate da Reggio, gente che veniva dal Piemonte addirittura per venire a assistere alla grande classica, e questo significa iniziare a fare turismo in maniera seria. È chiaro che il trend deve essere un trend per tutto l'anno e non solo in determinati momenti, ma da che non c'era nulla oggi esistono però queste realtà e di questo ne siamo soddisfatti. Sì, è vero, poi c'è stato comunque un buon trend per tutto l'anno, anche nel periodo natalizio, veramente una copertura totale di eventi della città di Caserta. Assolutamente sì, del resto, come dice bene sempre il sindaco, una squadra si vede un po' sul tratto a lungo, quindi ci sono voluti 2 anni e mezzo per entrare a regime, abbiamo recuperato il settembre a Borgo, un'estate da re, abbiamo rivalorizzato il Belvedere di San Leucio, abbiamo fatto il secondo Natale, ma il primo che ha superato quota 100.000 per presenze, una cosa che sinceramente io da cittadino negli ultimi 10-12 anni non ho visto. Questo dà un senso del lavoro che stiamo facendo e oggi siamo ancora più organizzati per programmare il fine anno questo, ma anche l'anno prossimo, e lo stiamo facendo già in questi momenti, quindi questo fa sì che la macchina possa girare sempre meglio. E da cittadino è stato veramente poi bellissimo non focalizzarsi esclusivamente sulla Reggia, sul centro cittadino, ma veramente andare oltre anche Caserta Vecchia, il Belvedere di San Leucio, quindi veramente accogliere tutte le bellezze di Caserta e dintorni. Assolutamente, perché del resto riteniamo che la valorizzazione dei monumenti nostri non sia solo la Reggia, che è insomma un elemento spettacolare, ma il Belvedere di San Leucio con la sua storia, Vaccheria, lo stesso quartiere di Caserta Vecchia con le sue 4 frazioni, ed è per questo che tutte le volte abbiamo organizzato eventi, abbiamo voluto toccare ogni punto per far assaporare sia i turisti ma anche i cittadini consapevoli di quello che abbiamo, di come poter appunto, di ciò che noi abbiamo in questa splendida realtà e della nostra storia, ed è per questo che il sindaco insomma sta lavorando ultimamente anche soprattutto sui trasporti e i collegamenti, poi magari un passaggio lo farà lui sicuramente. Certo, certo. Prima di parlare di collegamenti, trasporti, novità, sindaco, un'estate da re confermata, come dicevamo anche poc'anzi, e riconfermatissima anche dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto visita in settimana nuovamente a Caserta per un'altra giornata importante. Lunedì c'è stato un momento molto importante, abbiamo inaugurato insieme al presidente De Luca, insieme alle associazioni di categoria, insieme a tanti soggetti istituzionali, le infrastrutture all'area di insediamento produttivo, l'area che è stata realizzata di fronte al realizzando Policlinico, strade, infrastrutture, servizi, pubblica illuminazione, abbiamo realizzato una bella piazza inclusiva per la frazione di 13 dove sia i normodotati che chi ha disabilità potranno giocare per la prima volta a Caserta insieme in delle giostre particolari. Abbiamo messo insieme occasioni, li realizzeremo. Intanto abbiamo sbloccato un sistema di mobilità,
Già in questi primi giorni ho visto una delle frazioni come 13 e Falciano che si sono, e San Benedetto, che si sono liberate fortemente del traffico angusto che avevano, e ancora stiamo continuando per altri lavori sulla mobilità, e in più lì realizziamo il polo tecnologico sanitario, tutte attività, tutte imprese che andranno a fare ricerca, innovazione intorno al policlinico per creare occupazione, creare sviluppo e creare competitività. Cioè stiamo diventando e creando le condizioni, quella zona è diventata straordinariamente bella, sia per servizi, sia per occasioni di lavoro, può diventare veramente, e questo l'abbiamo fatto grazie anche alla Regione Campania che ci ha finanziato tutte le opere di infrastruttura, potremo realizzare quelle occasioni di cui parlavamo prima. Assolutamente, è partita, sindaco, nel frattempo anche la famigerata ZTL dell'area di Corso Giannone, e ho notato che parecchie persone sono passate, ne hanno scoperto l'esistenza, forse perché non guardano particolarmente la televisione o leggono siti, perché assolutamente era ben pubblicizzata, e penso che però, per il diciamo, momento devo è tutto sotto controllo. Devo dire la verità, io sono molto contento, perché nonostante questa ZTL su Corso Giannone, sul tratto, lo chiariamo, diciamo, di nuovo per essere, per comunicarlo sempre di più, dal via, Corso Giannone, dall'angolo con via Sant'Antonio a piazza Vanvitelli, c'è una ZTL che va dalle 8 meno un quarto di mattina fino alle 9 e dalle 12 fino alle 14 per permettere di mettere in sicurezza i nostri ragazzi e per aumentare la qualità ambientale di quella dei bambini che escono, dei ragazzi che escono o entrano a scuola. Rispetto a questo abbiamo potenziato il piedibus e abbiamo messo in condizione su piazza Vanvitelli, via Sant'Antonio e Corso Giannone di parcheggiare gratuitamente anche sulle strisce blu per gli orari in cui c'è la ZTL, proprio per aiutare a far accompagnare ancora di più i ragazzi a piedi. Noi dobbiamo, o con la bici, noi dobbiamo intanto cambiare le nostre abitudini. Ricordo a tutti che nella ZTL si può passare con le macchine ibride e con le macchine elettriche, quindi non è una strada completamente che non si può trascorrere, ma chi chiede regolare autorizzazione a l'auto elettrica, l'auto ibrida, su questo nella giornata di ieri abbiamo messo in funzione e sono anche elettrificate le prime due cabine elettriche, diciamo punti elettrici, ricariche elettriche che abbiamo messo per le auto elettriche. Una è via La Pira, una è a piazza Cattaneo, dove ma poi ne avremo ben 13 in tutta città, ma già le prime due si può andare a caricare per la prima volta a Caserta, e siamo delle prime in Regione Campania, se non la prima, che si potrà caricare le proprie auto avendo un posto in città dove andarlo a fare. Questo è una città che vuole aumentare la sostenibilità ambientale, questa è una città che vuole far crescere la qualità della vita. Corso Giannone non è finita, stiamo progettando una pista ciclabile che andrà da Piazza Aldifreda a Piazza Vanvitelli, proprio per poi passare oltre al piedibus anche al bicibus per i nostri ragazzi. Faremo entro quest'anno anche la nuova pubblica illuminazione su Corso Giannone, quella deve diventare di nuovo un altro, deve diventare un viale della città e deve diventare un altro percorso dove le famiglie possono stare insieme. Vero è che abbiamo messo che la prima domenica del mese anche ZTL dalle 10 di mattina alle 14 per fare eventi con le associazioni ambientalistiche, con le associazioni sportive, per far diventare quel luogo un luogo di incontro della città. Ci deve aiutare anche la Reggia, perché poi la dobbiamo dire tutta, io mi prendo tutte le responsabilità, mi carico la ZTL, mi carico le piste ciclabili, mi carico la sistemazione dei marciapiedi, la pubblica illuminazione, ma è indecoroso quel muro della Reggia su Corso Giannone, è indecoroso che quella cancellata sia in uno stato di abbandono. La Reggia deve, io ho fatto ordinanze specifiche, deve sistemare quella cosa, ne va il rispetto della città. È verissimo, e per gli eventi eventualmente collegati anche alla ZTL chiamo in causa l'assessore, è sicuramente un'opportunità importante anche per vivere appieno la propria città. Già ci stiamo muovendo con le varie associazioni del territorio
perché come sappiamo su questa ZTL ogni primo del mese, insomma la prima domenica del mese, risulterà chiusa quell'area ed è idea quella di iniziare a creare un percorso sportivo, ludico e anche di tipo culturale nell'area antistante Questura Prefettura, Piazza Vanvitelli, che è un'area abbastanza ampia per poter respirare e organizzare eventi per i più piccini che poi possano accompagnare queste persone verso lungo il cammino, verso il centro, quindi via Mazzini, via Gasparri, fino alla Reggia. Questo per spiegare che non è solo Piazza Carlo III o antistante, ma la città deve iniziare a vivere di eventi e di camminamenti pedonali e di appunto questione ambientale un po' in tutte le sue parti, in tutti i suoi punti, e quello mi sembra un ottimo punto di partenza. Abbiamo già delle associazioni che ci hanno fatto richiesta per partire subito con un'organizzazione eventi per dare un servizio alla città in quei giorni. Benissimo, un altro evento, assessore, che ha registrato praticamente in pochissimi giorni il sold out è quello del Teatro Parravano del prossimo 10 maggio, dove ci sarà la finalista casertana di Italia's Got Talent, Aurora Leone. Praticamente in poche ore c'erano gli inviti gratuiti da ritirare, se non erro, all'info point della... Info point turistico sotto al comune, Piazza Vanvitelli. Esattamente, sotto al comune, e sono andati a Ruba, quindi un'altra bellissima iniziativa. 50 minuti. Per andare a Ruba 400 inviti, perché sono andato io personalmente a chiedere come andava alle 9, alle 10 meno 10, non aveva aperto da neanche un'ora, già era tutto pieno. E questa è un po' l'idea del teatro che noi abbiamo, insomma un teatro aperto alla città, quindi non solo racchiuso in un discorso di stagione teatrale, ma di un discorso che partirà poi quest'anno, quindi una formazione teatrale per i tecnici di teatro, per insegnare ai ragazzi una scuola di tipo teatrale, e dare tutta questa disponibilità e far vivere il teatro 365 giorni l'anno. Del resto anche le associazioni su questo, da quest'anno, sono molto attive nella presenza del teatro con eventi gratuiti, eventi per la cittadinanza. Molte sono le compagnie che fanno questo per passione, per professione, ma che vogliono dare qualcosa alla città e vogliono utilizzare il teatro come palcoscenico, e noi in questi casi come amministrazione siamo sempre disponibili a dare un supporto a loro e a tutte le associazioni di categoria che intendono fare del teatro un percorso, uno stile di vita per i ragazzi e per il futuro. E sappiamo che in città ci sono tante persone che dal teatro sono diventati personaggi di caratura nazionale e non, anche premi internazionali, per cui voglio dire, la città prolifera ed è giusto dare il nostro contributo in questo senso. Per questo il teatro aperto alla città e ai cittadini. È bellissimo convogliare veramente tutti, sindaco, le famiglie, non solo i più giovani, veramente con eventi che piacciono a tutti. Assolutamente sì, poi Aurora è bravissima, figlia di due ottimi professionisti casertani, bravi, belle famiglie, giovanili, e hanno voglia. Aurora è stata carinissima, abbiamo deciso insieme all'amministrazione comunale, il comune di Caserta ha offerto in modo gratuito il teatro, lei ha offerto il suo spettacolo per ringraziare i casertani della premialità che le hanno dato nel suo grande performance. Quindi penso che con questi giovani, con queste ragazze, con questi ragazzi e tanti altri, Aurora non è l'unica, ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che studiano teatro, che fanno teatro, che costruiscono la prospettiva attraverso l'arte, la cultura, attraverso la conoscenza e la creatività. Caserta ce la può fare e ce la deve fare. Ecco perché io spingo sempre fortemente sul bicchiere mezzo pieno, sulla la volontà e la voglia di vedere una città bella, e anche chi vede la negatività la deve vedere come sollecito a migliorarla e non come piangersi su se stessi. E questi aurore e i tanti aurora della città possono permetterci a noi di vivere una qualità di vita migliore. È verissimo. Sindaco, due notizie che riguardano anche la settimana. Il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per gli orti urbani, ne avevamo parlato nelle scorse settimane, quindi è giusto parlarne anche oggi. E altra notizia, restando poi sempre in tema giovani, 30 borse di studio per i giovani studenti casertani. Sì, entrambi ragionamenti molto interessanti. Adesso parte un bando con la Università Telematica Cusano, su cui diamo 30 borse di studio gratuite a 30 ragazzi della città. Vi invito a seguire, i prossimi giorni saranno pubblicati gli avvisi sul sito del Comune di Caserta, sull'albo pretorio, su tutte forme e modi
in modo da farlo conoscere ai nostri giovani. E poi il grande anche tema del tema della sostenibilità ambientale, no? Come coinvolgere il mondo associazionistico, il mondo della terza età, il mondo anche di chi ha voglia di costruire attraverso i famosi orti urbani, i orti sociali, un'occasione per stare insieme. E quindi abbiamo approvato per la prima volta in città di Caserta un regolamento che detta le regole e le condizioni perché delle proprietà comunali, degli orti e dei giardini della città di Caserta e dei campi della città di Caserta, di proprietà della città di Caserta, possono essere gestite da associazioni, da privati, da nonne, nonni, da giovani, da signore che hanno voglia di costruire attraverso l'orto una socialità. E dopo averlo regolamentato, adesso realizzeremo noi come amministrazione comunale, con dei soldi interamente pubblici nel bando delle periferie, i primi orti tematici e urbani che facciamo nella borgata di Santa Barbara, e dopodiché li porteremo in tutta la città. Lo vogliamo fare insieme ai cittadini, invece di andare a affittare un terreno per farsi il proprio orto, vogliamo farlo insieme all'amministrazione comunale, insieme agli anziani, insieme alle associazioni, insieme alle associazioni ambientalistiche. Noi abbiamo la necessità di avere una città, un terzo settore sempre più forte, non soltanto che sollecita l'amministrazione nel fare le cose, ma che diventa invece produttivo nel costruire delle proposte. Su questo noi abbiamo tante associazioni che lo fanno, che ci permettono poi di costruire un modello che si chiama modello Caserta, ma in termini di positività. Veramente una bellissima iniziativa, poi chissà se anche te le prima può avere il suo orto. Sarebbe carino, perché no? Sarebbe infatti, carino. Molto molto carino. La tematica ambientale poi, sindaco, sta molto a cuore al comune di Caserta ultimamente, ce lo accennò anche i vari consiglieri che si sono alternati qui, abbiamo letto delle dichiarazioni anche del vice sindaco, si parla tanto di ambiente, anche della tematica della plastica è stata affrontata anche il consiglio comunale, se non mi sbaglio. Anche questo ancora non è stato discusso in consiglio comunale, era nell'ordine del giorno il fatto di eliminare il più possibile nella nostra quotidianità la plastica e fare in modo tale anche il tema della plastica nel mare, cioè c'è tutto un tema che ha necessità di costruire un senso civico. Ecco perché migliorare la differenziata, rispettare la differenziata, rispettare le regole della differenziata, cercare di costruire una città pulita, utilizzare i nostri cestini. Noi stiamo cercando di migliorare sempre di più lo spazzamento, migliorare sempre di più la raccolta, però il cittadino ci deve aiutare. Quelli che non rispettano le regole, attenzione, perché abbiamo un sistema di videosorveglianza che sta funzionando, si prendono le multe e dopo le multe si prendono le denunce penali, quindi su questo abbiamo quattro telecamere ESCA, abbiamo un sito che ci consente in modo anonimo di segnalare le inefficienze, quindi ai cittadini rispettiamo le regole perché rispettiamo la nostra famiglia, rispettiamo i nostri figli e rispettiamo la comunità. Infatti, assolutamente. Assessore, abbiamo parlato di qualche evento passato, anche di qualche evento futuro, ce ne saranno anche di tantissimi sportivi in estate, sarà un periodo che pullula nuovamente gli internazionali di tennis femminili città di Caserta, le universiadi, quindi Caserta si prepara nuovamente a mesi, in particolar modo il mese di maggio, ma non solo, anche luglio, veramente importanti. Assolutamente sì, gli internazionali di tennis ormai in questa città sono diventati una bellissima consuetudine, ma soprattutto le universiadi, un'occasione d'oro per la città che deve sfruttare al meglio. Le universiadi che si svolgeranno dal 3 al 14 luglio in città di Caserta vedranno i quattro impianti coinvolti, ma soprattutto la finalissima del tiro con l'arco il 13 e il 14 di luglio in piazza Carlo III. Sarà il momento clou e per quel momento la città sicuramente sarà pronta ad accogliere in un centro storico sistemato, accogliente, con attività sociali pronte a sopperire a tutte le esigenze dei
dei turisti, non dimentichiamo 1600 atleti che moltiplicato per 3, che può essere una famiglia, lo accompagna, parliamo già di 3-4 mila presenze giornaliere, oltre ai visitatori e chiaramente agli sportivi appassionati che verranno a visionare, insomma, 106 paesi in diretta, tutti su la nostra città in quei giorni. Quindi per noi sarà un momento importante, ci stiamo organizzando per accompagnare le università con delle iniziative nostre, supportate di eventi coordinati in un calendario unico che uscirà a breve e che sarà comunicato a tutti i promotori del turismo in modo tale da poter offrire un servizio a chi alloggerà o a chi verrà a visitare la città, non solo quello della Reggia ma un po' di tutti i nostri beni e degli eventi, anche serali, soprattutto serali, e ad accoglierli con una serie di stand per la promozione dei prodotti tipici del territorio. Anche questo in collaborazione con Scabec creeremo una bellissima idea che è Casa Campania. Casa Campania ospiterà quelli che saranno tutti gli aspetti informativi, ma soprattutto faremo mostrare in questo stand enorme nei pressi della Reggia tutti quelli che sono i prodotti tipici del territorio e le realtà bellissime che il territorio può offrire, che non è solo chiaramente di tipo enogastronomico ma anche altro. Ecco, poi quando si parla di enogastronomia siamo sempre felicissimi, certo. Ovviamente. E poi, assessore, veramente si può dire che Caserta, a differenza del passato, è diventata una città molto attrattiva anche per i giovani. Noi poi, essendo cittadini, tastiamo con mano tutti i cambiamenti e tutti i miglioramenti. Prima si diceva Caserta non offre tanto, magari si va fuori anche il sabato, nel weekend. Ora invece è una città che davvero è viva. Assolutamente sì, è chiaro che molte città di provincia si sono adeguate e quindi hanno cominciato anche loro a creare locali e attrazioni. Resta comunque il capoluogo, il punto di ritrovo un po' per tutti i giovani e le varie generazioni. Del resto ci sono tante le attività che nascono soprattutto dal punto di vista della ristorazione. Questo basta uscire il weekend per rendersi conto la sera di quanto volume di gente, quanti ragazzi affollano la Piazza Dante e tutte le vie del centro storico fino a tarda sera. E quindi ritengo che resta sempre un predominio da parte del capoluogo nell'ospitalità dei ragazzi e sempre un interesse anche da parte degli imprenditori di questo settore ad investire per accogliere. È chiaro che bisogna accogliere anche l'attività che può essere più interessante magari rispetto alle altre. Questo forse è il segreto in cui si può migliorare, ma credo che la città sia abbastanza ricettiva da questo punto di vista. È verissimo, assessore, tantissimo lavoro quindi per gli eventi e anche per le attività produttive. Assolutamente sì, sulle attività produttive chiaramente c'è un discorso a parte, la riqualificazione del centro storico da parte delle attività produttive, dove io ho chiesto anche il sostegno delle associazioni di categoria, perché non è solo il comune, è l'unico attore certo. Che può e deve risolvere i problemi delle attività produttive, ma sono i proprietari degli immobili, c'è la Camera di Commercio, ci sono gli enti di categoria sottoposti che insieme ai commercianti le attività devono individuare il giusto percorso per sviluppare quelle che appunto sono le attività. E a proposito di queste si parla anche di una sorta di decoro urbano delle attività. Per fare questo stiamo lavorando sul nuovo piano della comunicazione cittadina, piano pubblicitario per essere chiari, che sembra lì un po' banale a dirlo, ma il piano pubblicitario prevede anche un arredo urbano di pubblicità utile a dare un servizio al cittadino. Manca dal 2001, sono quasi 20 anni a questo punto, e chiaramente è cambiato il modo di fare pubblicità e sono stati fatti molti interventi che si sono aggiunti al piano originario. Oggi è il caso di riqualificarlo da capo e dare un servizio chiaro che possa comunicare, uno, alle persone che vengono da fuori in modo innovativo, dove andare, come parcheggiare, dove ti trovi certo. E dove sostare. Due, soprattutto iniziare a fare in modo che tutto l'arredo urbano in cui è prevista la pubblicità sia soprattutto per un servizio al cittadino, quindi dalle aree wifi libere alle panchine, a un servizio nuovo che comunque richiederà un intervento che ci auguriamo
in estate di portare in consiglio comunale e poi di partire con l'aspetto operativo. Un altro dato interessante è quello relativo all'occupazione suolo pubblico temporaneo. Un vecchio regolamento vieta appunto l'esposizione di prodotti e di vendita temporanea nell'arco dei monumenti storici. Basta girarsi in tutte le città turistiche italiane per vedere che delle cose fatte bene, fatte in modo elegante e attrattivo, possano attirare i turisti. Possono Questo è un fare. Altro modo per iniziare a spingere i turisti che dal parcheggio Carlo III fino alla Reggia non hanno alcun servizio perché c'è una piazza enorme, iniziare ad avere una serie di servizi che possono attirarli verso l'interno del centro storico e quindi risolvere quell'annoso problema delle famose attività commerciali che giustamente, voglio dire, vogliono vedere il turista girare anche nel centro storico e non solo entrare e uscire dalla Reggia e tornare a casa. Così, servizio per il turista e riqualificazione ancora di più di tutta la zona. Perfetto, Sindaco. Beh, penso che avremo un'estate importante, diciamo, avremo, come ben ha detto l'assessore, eventi, iniziative, occasioni, riqualificazione urbana, iniziative che costruiremo anche con le universiadi. Stiamo per completare le opere sullo Stadio Pinto, sul Pala Vignola, sulla finale del tiro con l'arco con i lavori di Piazza Carlo III. Oggi abbiamo una Piazza Carlo III straordinariamente bella che chiedo a tutti di frequentare come piazza della città, come luogo di incontro della città. Oggi è tenuta, l'abbiamo trovata in uno stato di abbandono e di degrado, in 2 anni l'abbiamo portata insieme anche all'aiuto dei board Confindustria a un livello eccelso. Adesso dobbiamo continuare, non smettere mai, aumentare la sostenibilità ambientale, aumentare la sicurezza. Abbiamo sistemato ben 21 telecamere sulla videosorveglianza, stiamo portando avanti una serie di progettazioni. Quest'estate avremo molti cantieri, partono i cantieri dei sistemi fognari, partono i cantieri delle manutenzioni delle strade, partono i cantieri sulla pubblica illuminazione, su piazze, su centri sportivi. Partiamo con una serie di gare sul bando delle periferie, su zone come Tuoro o altre borgate dei Colli di Fatini. Allora, i lavori sono tanti, dobbiamo farli insieme. Inizierà anche una fase di disagio, perché aver trovato una città in abbandono e nei prossimi 2 anni avremo cantieri in ogni quartiere, in ogni strada, in ogni dove, servirà anche una mano dei cittadini. Sicuramente io mi aspetto lamentele, ma preferisco che arrivino lamentele perché si facciano lavori, o come in questi anni dove le lamentele erano perché stavamo in uno stato di abbandono. Ci vuole sempre un po' di pazienza, lo diciamo La sempre. Sfida deve continuare, lo dobbiamo fare insieme. Siamo sempre pronti ad accettare consigli, non lamentele inutili che non aiutano a cambiare la città. Assessore, quanta gente incontra per la strada che le dice c'è questa cosa da fare, quest'altra cosa da migliorare? Sì, devo dire veramente tanta, ma perché risolvere tutto in 2 anni chiaramente è una cosa impossibile. Devo dire, questa amministrazione si impegna tanto, soprattutto i consiglieri, io lo dico, ma lo dico sempre, la cosa bella è che si litiga tra i consiglieri perché ognuno vuole cercare di risolvere più problemi, per cui voglio dire, è un dato bellissimo, perché è un bel litigio questo, vuol dire che ognuno vuole fare sempre di più e quindi è costruttivo, ti fa crescere e significa che c'è veramente tanta voglia di fare. Comunque è un'amministrazione che ha voglia di migliorare la propria città, ci sono tanti giovani nell'amministrazione, hanno deciso di rimanere in questa città, di costruirci le famiglie, e quindi chiaramente vogliono essere partecipi della ricrescita e della riqualificazione della città. E devo dire, siamo anche molto attenti ad ascoltare tutti, ma veramente tutti, e nulla escluso, sempre lì pronti ad ascoltare il problema, le esigenze, a correre presso l'ufficio di competenza per cercare di dare una mano al cittadino. Forse questa è la politica più nobile, insomma, questo poi è la politica, un servizio al cittadino. E noi proviamo a mettercela tutta. È vero, ci riuscite benissimo. Sindaco, abbiamo parlato delle eccellenze della città di Caserta, un altro weekend di eccellenze anche per quanto riguarda lo sport, con obiettivi importanti da perseguire, perché abbiamo playoff, gara 3 per la Juve Caserta, Lavolalto 2.0 che gioca gara 3 per conquistare la doppia gara della finale, la Casertana che deve vincere in Sicilia ugualmente per acciuffare i playoff, quindi un altro weekend di emozioni. Weekend di emozioni, weekend di sport,
auguri alla Casertana, auguri alla Juve Caserta e auguri alla Volalto. Tre grandi sfide importanti nel basket, nella pallavolo e nel calcio. Io penso che anche questo la città sta rivivendo un momento importante, ravvivare finalmente l'impiantistica. Nei prossimi mesi nasceranno molti playground in città, avere le tre grandi realtà importanti. In quest'anno ricordo che la scherma è andata in A1 e quindi grande successo anche della scherma, sia quella maschile che femminile, altra eccellenza della nostra città. Non dimentichiamo questi tanti sport che hanno grandi successi in città. Io faccio un augurio, un grande augurio, perché sono convinto che tutte e tre raggiungeranno degli obiettivi importanti domenica, e sicuro che al di là della vittoria c'è lo sport e c'è la voglia di cambiare anche nel costruire un progetto sport che si unisce allo sport sociale, quindi a iniziative sociali, anche lì si costruisce una nuova città. E lo sport aiuta a stare insieme. È verissimo, aggregazione, progetti ambiziosi, lo sport deve essere tra le eccellenze della città di Caserta, e lo è. Assolutamente sì, lo sport allontana i ragazzi da altre distrazioni, li rende puliti, li rende forti, li rende competitivi, secondo me li forma anche per una vita futura. Quindi i giovani e i piccolini in questo senso devono fare sport, e la città deve essere pronta ad accogliere, insomma, con le sue strutture i ragazzi. Ed è importante queste tre realtà, come tante altre realtà che ce ne sono, che sono un po' il simbolo. Vedere la domenica al Palamaggio, come al Lavoro Alto, allo stadio, i ragazzini con le maglie dei giocatori, li fa vedere un po' come una loro aspirazione futura, e quindi durante la settimana si impegnano e cercano di emulare i loro idoli della nostra città, e questo penso che sia per i giocatori, ma soprattutto per noi, è una soddisfazione. Quindi l'amministrazione deve essere vicino a queste realtà sportive e sostenerle. È vero, poi c'è un senso veramente di appartenenza e di identità importante, quindi è veramente bellissimo. Sindaco, appuntamenti della prossima settimana? Beh, tanti. Abbiamo giunte importanti, dove approveremo delibere importanti, sia il ricordo di... daremo una cittadinanza onoraria importante, però la conserviamo per la prossima settimana. Intitoleremo delle strade importanti in città per persone che hanno dato molto alla nostra città o su alcuni temi importanti per la nostra città. Approveremo alcuni progetti esecutivi importanti per continuare le nostre opere pubbliche, e soprattutto continuiamo un'azione di governance per andare avanti rispetto a una serie di progetti, una serie di iniziative che stiamo governando per dare risposta alla città. Ottimo, assessore, invece appuntamenti nelle prossime settimane per quanto riguarda eventi e tutto ciò che c'è da fare? Due appuntamenti importanti, uno in giunta, come ha detto il sindaco, dove con l'assessore Tiziana Petrillo porteremo una delibera sul ripristino della storia di dove è nato e dove morì Luigi Vanvitelli. È una storia che noi andiamo a sistemare, quindi la vera abitazione c'è stata richiesta con una petizione dai cittadini, ed è giusto dare il giusto valore e peso alla storia di come andò. E il 9, il 10 e l'11 maggio presso il Belvedere di San Leucio avremo l'evento spinning più grande d'Europa. Wow! 2000 presenze, 800 biciclette che pedaleranno per la terza volta qui a Caserta, la prima volta fuori la Reggia, per la seconda volta consecutiva al Belvedere di San Leucio. Hanno toccato tutti i più grandi monumenti d'Italia, da Pestum a Piazza Plebiscito a Sorrento, e per la seconda volta consecutiva hanno scelto il Belvedere perché lo hanno ritenuto, addirittura dagli Stati Uniti, un articolo di una rivista di settore, bellissimo, una delle più belle visuali al mondo mai viste. E quindi invito tutti gli appassionati a vedere questo spettacolo il 10 e l'11 maggio, venerdì e sabato, presso il grande cortile del Belvedere. Anche a parteciparci. E a parteciparci, chiaramente, ovviamente. Assolutamente, infatti, noi siamo in chiusura in attesa dell'orto di Teleprima, sindaco, ormai. Come no, io vengo qui esatto, e mi mangio l'insalata Teleprima. È verissimo, una cosa assolutamente da fare. Ringrazio il sindaco Carlo Marino, grazie mille. Grazie a voi tutti e grazie sempre ai telespettatori, ma soprattutto grazie a Canale 91 e a Teleprima, che ci consente di trasmettere un po' di notizie ai casertani e far sapere l'attività che stiamo realizzando. Grazie mille all'assessore Emiliano Casale, grazie. Grazie a voi, un invito, domenica tutti allo stadio per sostenere le tre squadre. Chi è fuori la sosteniamo a distanza, ma chi è qui
le sostenesse con quindi la presenza. Di fatto a Caserta si va tutti al Pala Deco, al Pala Maggiò, per la Juve Caserta, e poi saremo tutti attaccati alle radioline o alle televisioni per seguire la Volalto al Trento e in Sicilia la Casertana Calcio. È verissimo, assessore, poi la riaspettiamo ovviamente per parlare anche degli eventi estivi, visto che saremo ancora una stagione più dettagliati con un calendario alla mano. Esatto, faremo proprio una puntata dedicata. Assolutamente. Grazie mille a voi telespettatori che ci avete seguito, vi do appuntamento sempre a sabato prossimo con Obiettivo Caserta. Buona serata. Buonasera a tutti. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.